Comincia la missione da grandi elettori per il Presidente del Consiglio regionale, per quello della Giunta, per il portavoce dell'opposizione. Nelle prossime ore, dunque, Mazzeo, Gianni e Landi voteranno a Roma insieme ai parlamentari per eleggere il successore di Mattarella. Saranno 58 in totale i delegati delle regioni, 3 per ciascuna di esse, tranne che per la Val d'Aosta, che ne avrà uno. E comunque peseranno in un'elezione nella quale nessuno schieramento numeri alla mano potrà fare da solo. Ancora il lavoro al centro dell'attenzione, i consiglieri tutti votano un documento per un rilancio dello stabilimento ortofrutticola del Mugello, quello delle castagne e dei marron glacé. In settimana sono arrivate poi notizie positive sul futuro della GKN, fabbrica diventata un simbolo per l'intera Toscana. Mercoledì scorso è scomparsa improvvisamente Lucia Franchini, per 10 anni consigliera regionale e poi difensore civico. Il cordoglio del presidente Mazzeo e di tutti i consiglieri. Prima della seduta di questa settimana è stato anche ricordato a lungo Davide Sassoli, il presidente del Parlamento europeo. C'era una rosa bianca appoggiata su un tavolo accanto alla bandiera blu con le stelle dell'Unione Europea e in aula è stato riproposto il suo messaggio del maggio scorso. Il destino dell'Europa è nelle nostre mani, oggi più che mai, perché dobbiamo affrontare tante sfide che la contemporaneità ci mette davanti. E per affrontarle c'è bisogno del contributo di tutti e credo che la Toscana non solo farà la sua parte, ma saprà offrire a tutti un esempio di come vivere, di come interpretare le sfide di questo tempo. David Sassoli amava la Toscana, David Sassoli ci ha sempre mandato dei messaggi importanti, dei messaggi forti su quella che deve essere l'Europa, l'Europa dei popoli, un'Europa in cui si riduca le ingiustizie, un'Europa attenta agli ultimi. Ecco, ad un grande uomo, ad un grande giornalista, ad un grande politico, ad un grande uomo delle istituzioni, noi abbiamo deciso tutti insieme, senza distinzioni di colore politico, di dedicare il nostro nuovo Media Center e oggi in aula, sulla bandiera dell'Europa, posta al centro della nostra aula, assemblea legislativa, abbiamo deciso di mettere una rosa bianca, che era il segno di quando Sassoli, da ragazzo, combatteva contro ogni forma di discriminazione ed era il modo per ricordare quei gruppi di ragazzi che combattevano i nazisti. Un segnale forte e chiaro qual è la parte giusta della storia da acquistare. Ora parliamo dell'elezione del Presidente della Repubblica. 3 consiglieri regionali, 2 di maggioranza, 1 di opposizione, saranno a Montecitorio per il voto fin da lunedì pomeriggio. A seguito della votazione, presenti 41, votanti 41, schede bianche 1, schede nulle 0, non hanno partecipato al voto 0, Antonio Mazzeo voti 27, Eugenio Giani voti 25, Marco Landi voti 13, Irene Galletti voti 2. Risultano eletti Antonio Mazzeo, Eugenio Giani, Marco Landi. Grazie a tutti. Alla fine dunque c'è un forte connotato istituzionale nella scelta della Toscana. Ci sono il Presidente del Consiglio, quello della Giunta e il portavoce dell'opposizione. I loro commenti appena eletti sono di gioia e soddisfazione, ma esprimono anche il peso di una grande responsabilità. Un grande onore e una grande responsabilità andare a scegliere il successore del Presidente Mattarella, a cui va un grande grazie per il lavoro che ha svolto in questi anni con serietà, passione, dedizione. Il compito che avremo non sarà semplice, trovare una figura che abbia la sua stessa capacità di saper essere garante della Costituzione, di saper rappresentare le cittadine e i cittadini italiani, un alto profilo istituzionale e anche quelle qualità e quelle doti morali che sono fondamentali per fare il Presidente della Repubblica. Sarà la prima volta di un'esperienza del genere, appunto, insieme a tutti i colleghi del Parlamento per l'elezione del Presidente della Repubblica. È stato un voto che ha consolidato il sostegno e la simpatia che si è espressa da un punto di vista politico con il voto unanime dei 25 componenti la maggioranza, i 23 del PD e i 2 di Italia Viva, quindi per me è davvero una grande e bella soddisfazione, sento la responsabilità. Io spero che in Parlamento si determini
non la conta di una maggioranza e di una minoranza per il Presidente della Repubblica, ma si riesca a trovare la convergenza su un nome che vada in senso istituzionale a rappresentare, come dice la Costituzione, l'unità del Paese e conseguentemente possa raccogliere un consenso così ampio da vedere intorno a questa figura il senso di riconoscimento di tutte le nostre istituzioni e dei rappresentanti che sono chiamati al voto nel ruolo e di parlamentari o di grande elettore. Prima di tutto il ringraziamento va ai gruppi della Lega, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia. Il centrodestra in questa occasione ha dimostrato compattezza e indicando a livello istituzionale il portavoce dell'opposizione. Questo è un onore per me rappresentare la Toscana, ma anche venendo dall'isola d'Elba tutte le zone periferiche della nostra regione e anche tutte le isole minori d'Italia. Sicuramente è un impegno che si prende con lo spirito più alto che l'elezione di un Presidente della Repubblica deve avere. Irene Galletti, capogruppo del Movimento 5 Stelle, ha ottenuto 2 voti e quindi è la prima dei non eletti, ma lei e la collega Noferi hanno votato comunque anche Mazzeo. La cosa più importante è che la maggioranza sia stata unita, i 25 voti della maggioranza sono andati sia a me che al Presidente Gianni. Poi in aula ho scoperto, ascoltando le parole delle colleghe del Movimento 5 Stelle, che avrebbero dato un voto di preferenza al Presidente del Consiglio regionale come rappresentante di tutta l'Assemblea legislativa. Le ringrazio, come ringrazio tutti i colleghi consiglieri, sia quelli che mi hanno votato di maggioranza che quelli di opposizione che hanno votato per il portavoce Marco Landi. Loro un anno e 2 mesi fa non mi avevano votato come Presidente del Consiglio regionale. Credo che sia il segno di un'attenzione, di un rispetto istituzionale importante, anche dell'attenzione che io ho provato ad avere sempre verso tutti, sia chi mi aveva votato, sia chi non mi aveva votato. E quindi a loro un grazie doppio e per me inaspettato, perché l'ho scoperto soltanto all'ingresso in aula. E in questo passaggio c'è da dire che noi abbiamo, come Movimento 5 Stelle, abbiamo voluto dare indicazione al Presidente del Consiglio, Antonio Mazzeo, di rappresentare politicamente tutte le forze che sono espresse all'interno dell'arco consiliare, consegnando a lui questa fiducia. E dall'altra parte ci sarebbe piaciuto vedere anche l'espressione della totalità di quelli che sono i cittadini toscani. E questa totalità riguarda per la metà donne. Donne che fra i 3 rappresentanti che andranno a eleggere il Presidente della Repubblica non sono espresse. E questo dispiace, perché tutti i gruppi politici si riempiono spesso la bocca, mi viene da dire, con parole riguardo la parità di genere, l'inclusione, rappresentatività. Però poi arrivano le azioni concrete e ci troviamo di fronte a questi numeri che più volte nel corso di questo anno già sono stati anche denunciati dalla Commissione Pari Opportunità. Molte nomine, la maggior parte sono uomini, pochissime donne. E dispiace che nessuno si sia voluto far carico di questo, neanche il Partito Democratico. Mancano le donne nella terna? A questa considerazione risponde il capogruppo del Partito Democratico. Come ho detto, noi, come dire, ci siamo comunque anche posti questa riflessione, ma abbiamo comunque poi deciso di rispettare quella che è stata una consuetudine che non ha avuto, se non credo nella storia della Regione Toscana, una sola deroga per motivi di salute dell'allora Presidente del Consiglio. E quindi abbiamo inteso rispettare questa consuetudine, ma nella consapevolezza che la nostra proposta era una proposta di alto profilo e di grande rappresentanza, che poteva andare anche oltre quelli che erano i perimetri della maggioranza, e in realtà è anche successo. Quindi credo che abbiamo più volte dimostrato la nostra sensibilità. E lo stesso segretario Letta della questione delle pari opportunità, come dire, ne fa un punto di grande rilevanza e anche, come dire, di strategia.
C'era incertezza alla vigilia sulle scelte che avrebbe fatto il centrodestra. Alla fine il capogruppo di Fratelli d'Italia le spiega così. Alla fine ha prevalso l'intento politico a qualsiasi tipo di personalismi. L'obiettivo era quello di mantenere unito il centrodestra. Abbiamo detto fin dall'inizio che qualora vi fosse stato un accordo tra i partiti di centrodestra, chiunque di noi fosse andato a rappresentarci in sede di elezioni del Presidente della Repubblica non avrebbe fatto la differenza, perché se c'era un accordo, chiunque fosse andato a Roma a votare per il Presidente della Repubblica avrebbe rappresentato tutto il centrodestra toscano. Così è stato, i partiti a livello nazionale hanno trovato un accordo, come era giusto e logico che fosse, l'unità del centrodestra a discapito di chi magari aveva pensato di potersi incuneare con qualche strategia strana in spaccature inesistenti. Alla fine il centrodestra ha dimostrato ancora una volta di anteporre l'interesse politico all'interesse personale, e il voto a Marco Landi ha testimoniato questo. Su questo in aula era intervenuta anche la capogruppo della Lega. Noi abbiamo visto in questi giorni anche sulla stampa diversi nomi usciti del centrodestra. Abbiamo visto il nome del vicepresidente Casucci, abbiamo visto il mio, abbiamo visto Petrucci, Fantozzi, ma io vorrei mettere anche il collega Stella. Ciascuno di noi, secondo noi, è un nome che valeva per essere inviato giù a Roma a svolgere questa funzione in nome del Consiglio regionale. È evidente che come opposizione, probabilmente, anzi certamente, noi abbiamo la possibilità di portare giù un nome, e riteniamo che dal punto di vista istituzionale il nome che meglio rappresenta l'opposizione è la figura che noi abbiamo in Toscana, è il portavoce dell'opposizione. Marco Stella, capogruppo di Forza Italia, aveva insistito a lungo sull'identikit del nuovo presidente. Ma al di là di chi lo farà, l'auspicio è che nel momento in cui ricoprirà quella carica scelga di non essere più un uomo di parte, ma scelga di essere l'uomo di tutti, l'uomo del nostro paese, perché in un momento difficile come questo davvero noi abbiamo bisogno che in quella carica dello Stato vi sia un uomo o una donna che abbia grande consapevolezza e senso delle istituzioni, che riporti anche la politica al senso più ampio e più profondo che questa debba ricoprire, che riporti anche un po' più di rigore nella scelta e nei momenti in cui noi ci troviamo ad affrontare le discussioni nelle aule, perché davvero il senso delle istituzioni è una cosa che forse tutti noi, a partire dal sottoscritto per primo, dovremmo riapprovarci. Ascoltiamo infine la voce dei capigruppo della maggioranza che spiegano in questo modo la loro scelta. La votazione è stata una votazione molto corretta, molto leale, sono state rispettate, direi, proprio quelle che sono state le proposte fatte. Noi come maggioranza abbiamo proposto come grandi elettori per la Toscana i due massimi livelli istituzionali, il Presidente della Giunta e il Presidente del Consiglio. Questa è una consuetudine, ma siamo convinti anche di aver fatto una proposta di alto profilo che è stata apprezzata da tutto il Consiglio, tant'è vero che la votazione è stata veramente molto compatta. L'auspicio ora è che ai tre che sono stati eletti come grandi elettori del prossimo Presidente della Repubblica sia riservato la possibilità di eleggere un Presidente che sia il degno successore del Presidente Sergio Mattarella. Credo che sia stata un'elezione corretta nel rispetto dei singoli ruoli, quindi tre figure che avranno l'onere e l'onore di rappresentare la Regione Toscana, tutti i propri elettori, e la Toscana sarà partecipe di un'elezione, a mio avviso, di un Presidente della Repubblica che possa essere, come abbiamo chiesto in aula, europeista, garante delle istituzioni, garante dell'unità nazionale, ma soprattutto una persona in grado di respingere i tentativi e le pressioni del populismo come quelle del sovranismo. Una grande figura istituzionale, e abbiamo piena fiducia e diamo mandato, quindi, ai tre grandi elettori della Regione Toscana di rappresentare tutti noi come Consiglio regionale per conto nostro, tutti gli elettori della Regione Toscana.
La seduta si è caratterizzata anche per un lungo confronto su ortofrutticola del Mugello, che alla fine determina una risoluzione unanime dei 38 presenti a sostegno di quella fabbrica e dei suoi lavoratori. C'è anche una comunicazione del presidente Giani su questo che apre nuove prospettive. La Italcanditi potrà mantenere lì i posti di lavoro, garantire la produzione di un semilavorato della prima fase, insomma, di lavorazione. In provincia di Bergamo sarà spostato il confezionamento del marron glacé. Finora gran parte del lavoro ha portato a dei risultati, però non di totale soddisfazione. Noi vorremmo che tutta la produzione che finora c'è stata a Marradi fosse mantenuta a Marradi e che si avesse la consapevolezza che sul marrone di Marradi, che ha 11 e che ha 16 IGP, ovvero indicazioni geograficamente protette, che è quindi di una qualità sopraffina, possa convergere anche l'idea di una crescita di produzione, visto che ci sono alcuni paesi, penso alla Spagna, al Portogallo, paesi dell'America Latina, che stanno ora piantando e coltivando castagneti, visto il valore nutritivo che la castagna dà. Poi, al di là della castagna, il marrone, questa tipologia che protegge ancora di più quello che è il valore nutritivo del prodotto, a Marradi è naturalmente un'eccellenza. Dal dibattito emerge comunque la preoccupazione dei consiglieri per una vicenda che si aggiunge ad altre vertenze difficili, spinose, come quella della GKN di Campi Bisenzio, per la quale però negli ultimi giorni si è aperto uno spiraglio dopo la firma dell'accordo per la riconversione industriale. Ma focalizziamo l'attenzione ancora sulle castagne e la loro lavorazione in Mugello. Abbiamo presentato anche noi un atto di impegno per l'ortofrutticola del Mugello, per l'azienda che si è vista sottrarre la trasformazione del suo prodotto tipico. E siamo stati presenti anche al presidio per portare la nostra solidarietà, e quello che abbiamo trovato è stata una scena commovente. Un'intera comunità e il suo sindaco riunite intorno a delle famiglie, perché qui si tratta di famiglie intere che lavorano a quella che è la loro tradizione, il loro orgoglio, e che è quello che ha permesso anche loro per molti anni di portare a casa una fetta importante dello stipendio. L'azienda ha fatto una scelta, secondo noi, profondamente sbagliata, e per la Toscana e anche dal punto di vista industriale. I marroni di Marradi sono un patrimonio di tutti noi, un patrimonio culturale, di paesaggio, agricolo, ma anche industriale nella loro trasformazione. E quella fabbrica che occupa tra stagionali, in particolar modo donne, più di 80 persone, e quasi 90 se si contano coloro che lavorano in modo stabile dentro l'azienda, capite che per un paese di 3.000 abitanti diventa una bomba sociale difficilmente sopportabile, anzi impossibile da sopportare. Due bilanci di esercizio del 2020 vengono approvati a maggioranza, adesso sono quelli dell'ente Acque Umbro Toscane, 19 sì e 12 no al momento del voto, e con un risultato simile, 19 sì, 13 no, del Parco delle Apuane. In molti degli interventi naturalmente riecheggia il tema della pandemia. Con il voto di tutti vengono approvate le mozioni sui ristori per i lavoratori part-time ciclici del sistema aeroportuale, presentata dal Movimento 5 Stelle, sul sostegno e la valorizzazione dell'apicoltura, presentata dal vicepresidente Casucci e sottoscritta con delle modifiche da Pieroni, sulla semplificazione delle pratiche per il rientro agli allenamenti nello sport dilettantistico e giovanile dopo il Covid. Grazie a un atto della Regione Toscana siamo arrivati a dare una risposta importante al mondo dello sport, a tutti quegli atleti dilettanti, tutti i giovani, tutti gli amatori che una volta che contraevano il virus dovevano attendere più di 30 giorni per poter fare un nuovo certificato medico sportivo e dovevano produrre dei esami molto onerosi e molto costosi. Io ho avuto modo di presentare un atto, una mozione forte in Consiglio regionale che oggi viene approvata. In questo frangente, nel contempo, anche la Federazione dei medici sportivi ha accolto le nostre richieste, e proprio in queste ore il Ministero ha accolto questa istanza, cambia quindi la metodologia con la quale un giovane, un atleta, un dilettante, un amatore può tornare a giocare. Possono essere sufficienti solamente 7 giorni se ha meno di 40 anni o 14 giorni se ha più di 40 anni, senza più dover produrre tutta una serie di certificati che diventavano anche molto costosi e molto onerosi. Si affronta anche il tema delle residenze per anziani, ancora una volta messe a dura prova da questa quarta ondata del Covid. Il tema, sentiti i gestori delle RSA,
posto dal consigliere Galli della Lega, a cui risponde l'assessora Spinelli. Sono due le richieste che appunto i gestori fanno alla regione, all'amministrazione. Uno è quello del rinnovo dei contratti, che ormai sono vecchi, sono datati, anche se ci sono stati dei piccoli ristori, ma non sono stati ristori che hanno coperto le spese che hanno dovuto sostenere. E questo contratto che dovrà essere stipulato, questo contratto nuovo, dovrà essere un contratto che non cade dall'alto, ma che deve essere in base a una discussione e a un tavolo al quale si devono mettere anche i gestori stessi, proprio per far presente alla Regione che loro non sono attrezzati e che hanno bisogno di avere una gestione condivisa per quanto riguarda proprio i malati di Covid. Il presidente Gianni, a margine della seduta, aveva fatto il punto sullo stato della pandemia in Toscana. Si intravedono finalmente segnali di lieve miglioramento. Possiamo dire che almeno sul piano dei contagi la data record è stata quella del 4 gennaio, quindi siamo in fase ancora leggermente ma tendenzialmente calante. Questo ci porta comunque a essere molto forti e determinati sulle vaccinazioni. Rispetto alle vaccinazioni a ciclo completo, la Toscana è la regione che ha ampliato di più il plateau vaccinale fra tutte le regioni italiane, e questo è indubbio che serve molto per contrastare quello che è la diffusione del virus. Nelle ultime tre settimane, dice poche ore dopo l'assessore Bezzini riferendo in commissione, ci sono stati in Toscana il 40% dei contagi di questi due anni. Sono stati 250.000. Negli ospedali molti hanno il Covid, ma un terzo dei pazienti si trova lì in realtà per altre patologie e poi è risultato positivo. Resta comunque significativo il numero dei vaccini effettuati qui anche nel confronto con le altre regioni. Ok a maggioranza poi alle mozioni che chiedono la semplificazione dei procedimenti amministrativi per l'attuazione del PNRR, il piano di ripresa e resilienza, e la possibilità di coinvolgere le fondazioni bancarie nella progettazione dei diversi interventi. Una terza mozione presentata da Galli della Lega, che chiedeva un fondo rotativo per i comuni per i costi delle loro progettazioni, viene respinta. Ad ogni modo il gruppo di Fratelli d'Italia ha votato sì a tutti e tre i documenti. Fratelli d'Italia ha convintamente votato a favore delle tre mozioni relative oggi al PNRR, al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Abbiamo chiesto noi l'accorpamento della discussione perché non c'è tempo da perdere, le scadenze cominciano a essere imminenti, gli enti locali, le imprese, i cittadini hanno il diritto di avere regole chiare, trasparenza e possibilmente le risorse per non perdere occasioni storiche per la nostra comunità. Ancora, sono proprio tutti contro il vino senza alcol, i consiglieri che approvano la mozione di Casucci su questo, sottoscritta poi da Pieroni. Sì, unanime anche ad una mozione che è presentata dall'Andi della Lega e integrata dagli interventi del Partito Democratico, chiede che la Toscana, in conferenza Stato-Regioni, ponga la questione dell'opportunità di usare il Green Pass semplice e non quello rafforzato per gli spostamenti di studio e lavoro dalle isole minori. Elisa Tozzi, consigliera della Lega, passa al gruppo misto, lo annuncia lei stessa in apertura della seduta, confermando così quanto anche noi avevamo anticipato nei telegiornali. Certamente è stata una scelta non facile, dopo aver condiviso un anno di un percorso consigliare che sotto il profilo umano è stato anche intenso. Certamente però, come in ogni situazione che si può verificare diciamo nella vita quotidiana, a un certo punto ci si accorge che questo percorso politico non è più condivisibile. Uno sforzo in più io credo che andasse fatto in questo anno. Questo sforzo non è stato possibile portarlo avanti ed è evidente che chi crede invece nella necessità di un profondo rinnovamento della politica, di un percorso che deve portare a concretezza, che deve dare anche che deve superare anche nell'ambito del centrodestra, io credo, quella contrapposizione ideologica che troppo spesso porta la coalizione di centrodestra a non porsi in modo innovativo rispetto a ciò che invece potrebbe essere in Toscana. Questi sono un po', diciamo, i motivi che mi hanno poi spinto a questo passo. Noi ci fermiamo qui, il regionale torna venerdì prossimo alle 21.15, parleremo anche del contributo dei consiglieri toscani all'elezione del Presidente della Repubblica e della celebrazione il prossimo 26 del Giorno della Memoria.